Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, di futsal, torna l'appuntamento con il calcio giocato e dopo la parentesi di una settimana il campionato di Serie D torna in campo con la disputa del primo turno della Coppa Provincia di Latina, Campus Selva dei Pini, il palcoscenico di questo appuntamento tra Nova Florida e Latina 2017. Smista per Babusci, il mancino, poi la suola all'indietro per Contardi, movimento da parte di De Celis, prova la possibilità per Contardi, alza troppo di misura, parte il fischio, adesso Di Mascio in mezzo, De Celis cicca, riparte subito in Latina, se ne va da solo con Di Mario, la possibilità sfuma per il Latina per portarsi in vantaggio. Un giocatore del Nova Florida, la rimessa in gioco con Leone, subito Rinaldi mette in movimento ancora Di Mario, prova la soluzione, il gol del vantaggio del Latina con Di Mario, il gol. Adesso all'indietro con Carioti, Capasso, e sfuma l'opportunità con Di Mascio. Allontana ancora Latina, Di Mascio riceve dal fallo laterale, ancora possibilità, Carioti si gira, poi Davvi, Di Mascio alza il pallone, la squadra quello che vuole, mister Caporaletti, adesso la possibilità con Leone, il gol del raddoppio con Leone, sicuramente un lancio lungo, arriva invece Coronato a dare un aiuto. Di Mario si sposta adesso più avanti, se ne va la possibilità, prova anche la conclusione, troppo angolata. De Celis chiama l'attenzione dei suoi compagni di squadra, poi mette in mezzo con Di Mascio che prova la soluzione, prova ad andare a calciare davanti alla linea, c'è invece Capasso e compagni dalla capitolazione, si è sostituito proprio al suo compagno di squadra Contardi! Il gol di Contardi, Manuel riapre la Nova Florida, il match. Capasso scade in questi istanti, il trentesimo di gara, vedremo un attimo, intanto se ne va di gol di Di Mario, ancora a colpire, spedire il pallone in fondo alla rete, alle spalle di Bragaloni. Babusci in mezzo, c'è De Celis, si gira, vuole andare a calciare, il gol di Ivano De Celis che cerca di tornare in partita, una rete da recuperare, poi c'è l'angolo, il tiro angolato da parte di Babusci. No, Margari si sposta per Babusci, mancino, il tiro, poi il palo di Babusci, molto movimento adesso Contardi, si accentra, poi la testa, De Celis adesso si avvita su se stesso, entra in area, la palla messa in mezzo, svirgola, poi il tiro e il gol del pareggio della Nuova Florida con Vitulano. Possesso palla Latina, Di Mario penetra in aria, prova a girarsi, veramente brividi. De Celis vuole penetrare in aria, poi all'indietro per Di Mascio, tocco di Antenos, poi se ne va Babusci, la blocca Capasso, sale, fa tutto bene verso, sicuramente sarà lui a voler colpire, la finta di Coronato, prova Rinaldi, prova invece il muro Di Mascio, palla in fallo laterale, Rinaldi prova adesso, palla che finisce in braccio a Margheri, prova ad alzarla, lo riesce a fare molto bene verso Colasanti, attende anche l'inserimento, poi addirittura va a penetrare lui stesso, un gol fantastico e premia l'ottima giocata da parte di Colasanti, alza il pallone, lo stop del petto di Leone, ancora Colasanti in mezzo, il gol di Contardi, anche qui protagonista assoluto, veramente Contardi. Babusci con Carioti, Di Mascio, palla messa in mezzo, ma un uomo davanti a sé sull'asse, Rinaldi, Varano, Rinaldi, Di
Di Mario prova il piattone, la correzione in rete da parte di Leone, corcia le distanze. Nuova Florida 5, adesso se ne va anche e c'è il gol! Un gol straordinario con De Celis, che da terra sembrava non aver la possibilità di mettere la palla. E poi il tiro svirgolato da Margari e la Nuova Florida vince il confronto 6-4. Il Latina 2017 abbandona la manifestazione con questa sconfitta per 6-4.